Buongiorno. Senta Rosato, parto da lei e le chiedo, lei oggi ha letto Folli, dice che qualcuno alla fine ci deve perdere la faccia. Chi ce la perde la faccia sulla prescrizione? Ma secondo me non ce la deve perdere nessuno la faccia. Noi, francamente, far fare brutta figura a qualcuno non interessa. A noi interessa molto arrivare al merito, e il merito è quello per cui ci siamo battuti durante il governo Salvini-Bonafede, in cui Salvini e Bonafede hanno proposto la riforma sulla prescrizione, e continuiamo a dire oggi che quella è una riforma sbagliata. Non lo dice solo Italia Viva, lo dicono i magistrati, tanti, a Milano lo hanno detto durante l'anno giudiziario, per esempio, lo dicono gli avvocati, lo dicono tanti costituzionalisti. Insomma, è un pezzo di riforma della giustizia che va nella direzione assolutamente antitetica a quello che sono principi costituzionali, che vogliono che ci sia non una giustizia che si occupi della vendetta dello Stato, ma una giustizia che garantisca un sistema equo in un paese dove vanno rieducati i colpevoli. No? E nel merito lei mi ha detto le stesse cose, sì, perché evidentemente sono le cose in cui crede. Ma anche un anno fa le dicevo la stessa cosa. Dico, però una settimana fa, più o meno 10 giorni fa, lei mi ha detto adesso diamo di tempo una settimana, quello che è a Conte, per trovare una soluzione, al governo per trovare una soluzione, altrimenti, allora la domanda che le faccio io è, quindi a questo punto che succede? Quindi a questo punto, se non c'è una soluzione, ma ho visto che Zingaretti ha usato le stesse parole, se non c'è una soluzione noi siamo per votare i nostri emendamenti sul decreto mille proroghe, che prevedono la sospensione dell'efficacia della riforma Bonafede-Salvini intanto, e poi siamo per votare il provvedimento che arriverà anche preparato da Costa di Forza Italia, in cui si prevede di tornare alla riforma della prescrizione votata durante il governo Renzi, quella fatta al ministro Orlando. Quindi noi siamo per votare coerentemente alle cose in cui abbiamo detto, come giustamente anche lei ricordava, una settimana, un anno e un anno e mezzo fa. Zurlo, che significa?